69. Grazie mamma. Grazie mamma, grazie perché mi hai dato Gesù. Grazie perché hai avuto fiducia in me. Ma ti prego, mamma, non ti allontanare, anche se ho Gesù tra le braccia. Non ti allontanare perché tu lo sai, sono capace di tutto purtroppo. Non ti fidare di me, perlomeno non completamente. Mamma, restami vicino. Curiamolo insieme, Gesù. Tu vuoi che gli mormori i sospiri del mio dolore? Vuoi che gli faccia sentire solo col battito del mio cuore? Pure io vorrei così, ma sono tanto debole. Ma ho gli occhi pieni di lacrime ed ho paura che queste lacrime lo sveglino, lo infastidiscano. Ho paura che il mio gemito e il lamento del mio dolore lo turbino e facciano piangere anche lui. Ho tanta paura proprio di non essere capace di aiutare te. Ho paura di creare un danno maggiore col mio modo di fare, di pensare, di reagire. Ma tu lo sai, in Dio sai tutto, anche il mio domani, ed a tutto puoi provvedere prima che sia troppo tardi. Sono sicuro che interverrai al momento giusto. Hai fatto sempre così e questo mi consola. Intanto continua a fidarti di me, nonostante tutto, perché tu sei buona, tu sei una madre buona. Mamma mi hai dato Gesù e lo stai custodendo tu, non solo tra le mie braccia, ma nel mio cuore. Lo sento e sento anche la tua presenza. In fondo al mio cuore c'è il tuo amore. C'è il tuo amore per me e il tuo amore per Gesù. Stai amando tu Gesù dentro di me. Lo stai tu riscaldando, cullando, anche se il mio cuore spesso è una culla un po' scomoda. Mentre ti continuo a ringraziare, mamma, voglio continuare a guardarti e col mio sguardo silenzioso come il tuo, voglio apprendere da te quello che devo fare per fare piacere a Gesù, per non turbarlo, per dimostrargli tutto il mio amore. Grazie, mamma.